Immagini che vengono da lontano e che possiamo ricondurre alla svolta del luglio 2010, iniziata con le operazioni portate avanti dall'autorità giudiziaria, dalla polizia giudiziaria di Reggio Calabria e di Milano e che sono state compendiate nella vicenda dell'anno scorso definita il crimine. Grazie all'attività di coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie che hanno per prime operato questo tipo di indagine, in maniera un'indagine assolutamente fondamentale per il materiale probatorio raccolto, segnalo una volta per tutti l'assoluta importanza oggi più che mai dei mezzi tecnici. Questa è un'indagine, questa ligure, ma anche le indagini milanesi, perché queste indagini, questa vicenda è una vicenda complessa, è una vicenda che si è svolta nel tempo. Mi preme sottolineare, come peraltro è evidente, che i tempi delle indagini sono diversi a seconda delle peculiarità dei territori, a seconda delle possibilità di prove raccolte, quindi non ci si deve domandare perché alcuni oggi, alcuni ieri. I tempi delle indagini sono necessariamente legati a quello che emerge nel corso di queste indagini, quindi si arriva a questo punto quando si raccolgono, o si ritiene di avere raccolto, le prove da sottoporre a un giudice in modo da poter avere dei provvedimenti. Questo è assolutamente importante sottolineare. Nel settembre dell'anno scorso, presso la Direzione Nazionale Antimafia, c'è stata una riunione con le procure interessate dall'esito di fondamentali intercettazioni ambientali e telefoniche. Richiamo, in quanto alle ambientali, alcune, questa stessa vicenda che vi verrà poi illustrata nel dettaglio dai carabinieri del ROS che l'hanno ovviamente portata avanti, è un'indagine che ha proprio nelle intercettazioni, in questo fondamentale, irrinunciabile strumento investigativo, la fonte principale delle prove, con tutta la valenza che ne consegue, come potete immaginare. Richiamo tra tutte le fondamentali intercettazioni ambientali, quella di Paderdo Giugnano nel circolo Falcone Borsellino, che ha fotografato dal vivo una fondamentale riunione di 'Ndrangheta e di 'Ndrangheta nel nord, e l'altra fondamentale intercettazione che viene fatta invece in Calabria nell'oliveto del capo Oppedisano, che ha consentito di fornire quella lettura unitaria che oggi porta a sostenere, o meglio a confermare, quello che preme di nuovo sottolineare, che non è un'acquisizione odierna, che in Liguria vi siano delle presenze, è un dato risalente, l'indagine di oggi consente di affermarlo allo Stato. Peraltro le indagini, come dire, sono in corso, quando facciamo la fotografia i carabinieri lo dettaglieranno, significa allo Stato, significa che vi è tutta un'ulteriore possibilità di sviluppare le acquisizioni probatorie che oggi la Direzione Distrettuale Antimafia di Genova ha ritenuto di offrire al giudice delle indagini preliminari e che il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto di accogliere. Indagini e risultati di ampio respiro che danno conferma di quello che si va dicendo da tempo, e cioè che la linea della Palma, identificando questo la presenza della criminalità organizzata esclusivamente al sud, si è alzata, e il dato giudiziario di oggi, ma anche dato giudiziario di tutto questo periodo, che abbiamo la conferma, ribadisco conferma, non è una scoperta di oggi, delle presenze dei locali in Liguria.